Nel marzo del 1959 fu istituito l'assessorato alla rinascita nella regione Sardegna. Nel luglio si costituì il gruppo di lavoro per la definizione del piano e l'11 giugno 1962 ne fu approvata l'attuazione con la legge numero 588, intitolata Programma straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna. Agli inizi degli anni 60 un imprenditore lombardo, Angelo Moratti, prese contatti con l'amministrazione di San Rocco, manifestando l'intenzione di acquistare gran parte dei terreni prospicienti il mare per la costruzione di una raffineria di petrolio, grazie alla sua posizione strategica e per la profondità dei suoi fondali, adatti all'attracco delle petroliere. Il presidente del consorzio di bonifica della costa sud-occidentale del Golfo di Cagliari polemizzò sulla scelta di quell'area definita come una delle più fertili e promettenti dal punto di vista agrario, residenziale e turistico. Il 24 maggio 1962 si costituisce la società Saras, società anonima Raffinerie Sarde. L'inaugurazione ufficiale della raffineria avvenne il 16 giugno 1966 alla presenza del ministro dell'industria Giulio Andreotti, il quale lodò Moratti per l'impegno a favore dell'industrializzazione della Sardegna. Ho saputo, affermò Andreotti, che l'87% dei dipendenti qui dentro sono sardi e me ne rallegro. Tanto più che molti sono tornati d'oltre Tirreno dove avevano cercato il lavoro che in passato non riuscivano a trovare nella loro isola. Inizialmente lo stabilimento si estendeva su una superficie di 180 ettari. Attualmente l'agglomerato industriale di San Rocco copre circa 800 ettari, occupati il 90% dalla raffineria e dalle attività petrolchimiche. Pietro, fumaus. Moratti, mischino deis. Che se già stai bene? Siamo noi quelli che stiamo male. Il caso di oggi, del funerale che c'era oggi, di un carissimo amico. Tumore, nel giro di 2 mesi e mezzo si è barazzato al posto, si doveva sposare adesso a marzo. Quanti anni aveva? 31, un anno in più di me. No, non lavoro proprio, non sono dipendente da Saras, sono esterni da Saras. Io sono da 30 anni che lavoro lì. Hai mai avuto dei problemi a livello fisico? No, per adesso no, speriamo mai che li abbia. Perché so che ieri è morto un ragazzo. Sì, lo sappiamo, lo sappiamo. Dicono che stava lavorando, cosa per sentito dire, che lavorava in fabbrica qui, qualcosa, che ha respirato qualcosa, che dicono che sia la causa, ma niente di, cioè, di certo non c'è niente. Perché qua diciamo che in questo paese è vero che c'è molta gente che muore di cancro e qualcuno che prende la leucemia, però le statistiche nazionali dicono che in base agli abitanti del paese, che nella media nazionale quindi non è la causa la raffineria o la SARS o le fabbriche, non solo la SARS, perché qui non è che c'è solo la SARS, tutti cercano la SARS, ma c'è anche l'ENI che è più avanti, a Polimeri Europa, che forse come inquinamento sono quelle che inquinano di più. Questo magari è un inquinamento visivo che vedi il fumo, ma non sono proprio pericolosi come sono quelli che sono qui alla chimica oppure alla linica. E Moratti l'hai mai visto? Ho detto bene, c'è la fine di e mo de vaga, c'è via. Ha trovato una bestia, non si mette. Ma fai bene. Sta riferita a una varia che dice, non si intendia. Manco, nuda! Dopo innamorati, sul rumore a Savurta. Ma bambina sa già in piperovia, comprendi? Allora,
una faggeia. We have a fucking problem here with this stupid synthesizer. La morte della raffineria, che tutto è in regola secondo la Saras, ma invece in realtà secondo i rilevamenti dell'ASL non c'è niente in regola. È tutto fuori limite, che poi con i soldi riescono a comprare tutto, giornali, perché parlano per un po' e poi stanno zitti subito dopo. E questo fa capire che dove arriva la mafia, purtroppo. Degli Angeli è il mare più ricco della Sardegna, che noi lo lavoriamo con quel porticciolo che è quasi quasi invivibile, pur essendo esistente un progetto già pronti a dare in appalto i lavori, e ancora non si sa niente. E questo noi lo chiediamo, uno ci dice una cosa e uno ci dice un'altra, e vorremmo delle risposte a queste cose, perché sono cose molto importanti per chi non vuol vivere, per chi non vuol lavorare in raffineria. Giustamente non sono io che dentro questi pesci ho messo tutti questi veleni. Mm-hmm. Ecco, il giorno che questo vigile si è accorto che c'era un odore strano, l'hanno sequestrato. Poi andando in processo, a me mi hanno dato, come ho detto prima, il foglio, le analisi, che erano micidiali. In base a quelle analisi sono stato denunciato perché questo pesce era immangiabile, era pericolosissimo. Mi fanno il processo e mi hanno assolto. Poi qui mi voglio fermare perché... punto. Hanno assolto perché? Mi volevano dare anche la medaglia. Ah, ok, bene. Io mi sono fatto... Ho alzato il dito per dire che volevo spiegare, però mi hanno detto di stare zitto subito, immediatamente, che io non ero autorizzato a parlare. E allora... questi documenti sono archiviati lì, però tutto questo, da quel tempo a oggi, quello che voglio dire, quante persone da quel tempo a oggi, di quella data a oggi, hanno mangiato di questo pesce quando poi il mare era inquinato, quante persone si sono ammalate, quante persone avranno di queste sostanze nel sangue ancora, che stanno tribolando, non sanno da quale parte gli è arrivata questa botta. Sì, può darsi che qualcosina ci sia, perché logicamente qualche scarico c'è. Ai mugini, alle spigole può capitare, perché sono pesci che vanno a pelo d'acqua, quindi la nafta, gli uli, eccetera, eccetera, stanno a pelo d'acqua, difficilmente vanno a fondo. Quindi la spigola, il mugine probabilmente
Ci credo, se è successo ci credo. Ho pescato io stesso una spigola. L'ho presa, tu immagina, l'ho presa a Santa Margherita di Pura, che diciamo è abbastanza dietro questa, da qui saranno, dalla raffineria saranno, fai 15 km via mare, eppure aveva sapore diesel. Era una spigola diesel, una bellissima spigola dei 3,8 kg diesel. Nei dintorni di San Rocco, Villa San Pietro, comunque nei territori a fianco a San Rocco, che l'inquinamento è proprio appoggiato sulla nostra testa. Le piante, il terreno, tutto quanto, è tutto quanto inquinato. Vi posso dire solo una cosa, che mi è capitato di pulire ventrami di agnello che pascolavano nei dintorni della raffineria e abbiamo dovuto buttare via tutto perché aveva odore di zolfo. Abbiamo attraversato adesso la raffineria e mentre camminavamo mi è venuto in mente un episodio. Quando la compagnia è stata formata nel maggio del 62, nel 63 siamo venuti a cercare i terreni e abbiamo individuato questa zona come la zona ideale. Un drappello di persone, di giovani ingegneri guidati dal mitico ingegner Zucco, che aveva costruito la nostra raffineria in Sicilia e che poi ha fatto la Saras, si sono addentrati nel terreno. Il terreno era molto fangoso e l'ingegner Zucco perse una scarpa, tornò con una scarpa e una calza, tornò in ufficio abbastanza turbolento come era lui e disse: chissà se aver perso la scarpa è stata una fortuna o è stata una sfortuna. E un ingegnere gli rispose: no, guardi, è stata certamente una fortuna, siamo stati già inglobati dall'ambiente. Ci sono qui in Saras circa 41 anni, 41 anni e mezzo. Però sono arrivato a San Rocco prima che rinascesse la raffineria, perché sono nato a Cagliari, ho vissuto a Cagliari. La Saras e tutte le industrie sono inquinanti di per sé, soltanto a vederle. Rumore, impatto ambientale. E io lavoro negli scarichi, ho un freddo cane, scusate. Lavoro nel trattamento acqua, in ingresso alla raffineria per il fabbisogno della raffineria stessa e gli scarichi ovviamente. E devo essere sincero, gli scarichi a mare sono molto monitorati e sono anche abbastanza buoni, diciamo, lo scaricamare. La raffineria è attrezzata per raccogliere eventi naturali di straordinaria portata, quindi di piogge cosiddette torrenziali. Abbiamo dei sistemi di raccolta di emergenza che ovviamente sono in grado di contenere sino a una certa dimensione dell'evento naturale. Ovviamente in caso di alluvioni vere e proprie, così come una città, così come qualunque insediamento urbano potrebbe andare in crisi, anche un sito industriale, ovviamente se è straordinario come evento naturale, potrebbe metterci in crisi. Ci sono delle circostanze in cui l'inquinamento che va a mare, quello che interessa a me, è un inquinamento dovuto a grosse precipitazioni atmosferiche, che se non la Saras, noi non riusciamo a contenere nei nostri bacini, nei nostri serbatoi, siamo costretti ad aprire delle serrande a mare, ma questo non è un segreto, è una novità. Sono serrande addirittura controllate dalla provincia, non si possono aprire se non in determinati casi. E solo in quel caso lì siamo costretti a scaricare a mare. Scarichiamo acqua con fango.
questi impianti sono nati sulla scia della crisi energetica degli anni 90, che veniva gestita appunto, sarebbe dovuta essere gestita dall'Enel, che non aveva la possibilità di costruire ulteriori centrali elettriche, e ha coinvolto un certo numero di imprenditori in una impresa di costruzione di diverse centrali a carico delle imprese che volevano partecipare. Questo è il principio del CIP 6, cioè della agevolazione di tipo sulle tariffe elettriche, che ha appunto consentito agli industriali che volevano partecipare di ottenere un incentivo per costruire centrali. La caratteristica principale ambientale che hanno questi impianti è che i combustibili che prima venivano venduti in giro per il mondo per venire bruciati nei forni, anche in Italia, non vengono più commercializzati, ma vengono trasformati, almeno in questo sito, vengono trasformati in un gas di sintesi che è assimilabile al metano che viene utilizzato, che viene distribuito in altre zone del paese, per produrre energia elettrica a basso impatto ambientale. Il TAR viene denominato anche rifiuto pesante, cioè è un rifiuto che avviene dopo la lavorazione dei prodotti petroliferi ed è di difficile smaltimento, perché essendo un rifiuto pesante è considerato a tutti gli effetti un rifiuto di tipo tossico. Mediante la gassificazione del TAR, questo prodotto viene tramutato in un gas, il cosiddetto syngas, che poi verrà utilizzato per produrre energia elettrica. Però questo non riesce a risolvere tutti i problemi, perché durante la produzione di questo syngas si producono anche altri prodotti di scarto altamente dannosi, altamente nocivi. Il più importante è il cosiddetto filter cake o residuo solido. Da quando hanno fatto la Sarlux per produrre la corrente, questo impianto lo usano per produrre corrente, da quello che non usano del petrolio, dallo scarto, bruciano. Comunque, alla fine di questa materia che loro usano per fare corrente, alla fine c'è il materiale esausto, quello che non brucia più, e quello si chiama filter cake. Quello è proprio mi sono spaventato perché ci facevano mettere delle liste lunghe così di veleni. C'era scritto che veniva il cancro solo al contatto con la pelle. Posso citare qualche sostanza: cromo, vanadio, molibdeno, almeno 40, cioè arsenico. Quando noi insegnavamo questa cosa, i dirigenti Saras ci dicevano che volevano vedere sempre pulito, non volevano vedere un granello di questa polvere, e ci facevano lavare con l'acqua. Questa cosa, come noi gli spruzzavamo l'acqua, diventava di un sacco di colori. Un giorno avevo visto dei passeri, un passero poverino è andato a bere lì, dopo un paio di secondi questo passero è morto, proprio addirittura con la maschera antigas mi bruciavano i polmoni. Questo saccone, un saccone pesava una tonnellata. Prima, allora, la Saras lì fa soldi, perché anche quel filter cake contiene un sacco di materie metalliche pesanti che sono indispensabili all'industria. Addirittura lo usano il molibdeno per costruire le armi. Ma il problema è che la Cassazione italiana ha dichiarato che questo prodotto, questo filter cake, non è vendibile ad altre aziende, ma deve essere classificato come rifiuto tossico. C'è una gestione molto severa di questi scarti, parliamo soprattutto di metalli. I metalli vengono separati in forma solida, vengono insaccati in condizioni, diciamo, ben precise, e vengono venduti a delle società che li ritrasformano in materiali, in materie prime.
ad esempio quello che noi chiamiamo il metal cake, che contiene il vanadio, che è un altissimo inquinante, che prima andava nei fumi. Noi lo vendiamo a una società tedesca, viaggia con tutta una serie di autorizzazioni ministeriali che vengono via via, come dire, rinnovate. Do you buy filter cake from Italy, and which are the companies that you buy in Italy? You have the ISAB refinery, you have API refinery, you have INI refinery and Salux. And these are our partners for the residues or for the filter cakes. What I can say, I think it's more than 3,000 tons a year from different refinery gasification units. That's the figure I have in mind. More than 3,000 tons of filter cake. But you pay or they... Yes, we pay for it because they know the value that's inside the filter cake with the vanadium and the nickel. We are quite unique in the products we are producing out of this filter cake, because the products are very high grade products. On the chemical side, they are used for catalysts production, and on the alloy side, the alloys mostly go into the aeronautics or the aerospace industry. We pay Salux for the filter cake. This is our business. And I don't think we are concerned, we are not concerned about the situation in Italy. Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna, del 4 ottobre 2008. Dallo stabilimento della Sarlux, Sarroc, Cagliari, ogni anno circa 1600 tonnellate di rifiuti solidi, classificati pericolosi e costituiti da fanghi, di cui al bollettino di accompagnamento numero IT005410, destinati al recupero ad opera della società GFE, Metalle und Materialien, Norimberga, Germania. Il CIP 6 è un provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi ed adottato il 29 aprile 1992 a seguito della legge numero 9 del 1991, con cui sono stabiliti prezzi incentivati per l'energia elettrica prodotta con impianti alimentati da fonti rinnovabili ed assimilate. In conseguenza di esso, chi produce energia elettrica da fonti rinnovabili o assimilate ha diritto a rivenderla ad un prezzo superiore a quello di mercato. Io penso che il CIP 6 all'energia prodotta da TAR sia stato uno sbaglio. Perché il CIP 6 è stato pensato originariamente per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili, ed è evidente che lo scarto e la lavorazione del petrolio non è una fonte rinnovabile. Io non ho dati, non ho elementi per poterla affermare. Non so se a Sarroc si lavorino solamente gli scarti dei processi di raffinazione portati avanti a Sarroc, o se si importino anche scarti dall'estero per alimentare la centrale Sarlux. Noi abbiamo questa centrale in Sardegna, che di circa 500 MW, che corrisponde più o meno a un terzo della potenza consumata dalla Sardegna in punta massima, nei momenti di maggior consumo. Ed essendo questa una centrale che ha un CIP 6, non solo ha dei contributi che vengono pagati alla bolletta di tutti i cittadini d'Italia, ma ha anche un altro beneficio importante, la priorità di dispacciamento in rete, cioè tutta l'energia prodotta viene obbligatoriamente acquistata dalla rete prima di tutta l'altra energia eventualmente prodotta. Di fatto è fuori dalla concorrenza di mercato in qualche modo. Ha una priorità nella vendita, nel dispacciamento in rete rispetto
rispetto all'energia prodotta da altri centrali. Un'unica centrale con un dispacciamento una priorità di dispacciamento così importante condiziona molto il sistema energetico della nostra regione. In teoria condiziona, essendo noi anche un'isola, la quantità di energia rinnovabile che noi possiamo produrre. Per cui in effetti abbiamo anche una stranezza. Da una parte c'è un CIP 6 che avrebbe dovuto promuovere la produzione di energia rinnovabile, ma in realtà brucia con qualche rischio delle volte, degli scarti di lavorazione, forse anche importati. Abbiamo appena assistito a una grossa esplosione situata nella sala detta di Moratti. Ora si possono notare sulla destra gli idranti dell'antincendio con il nostro grande Corrado che stanno spegnendo e tomando le fiamme. Speriamo che non ci siano problemi per nessun operaio e che il gas emanati dà bene ai nostri genitori, perché dà del lavoro ma porta anche gravi problemi sia ai bambini che nascono oggi, anche agli anziani, porta delle malattie. Quando ci sono degli incendi o quando qualche impianto va in blocco, l'allarme della Sara suona sempre, quindi viene paura. La rottura di un compressore e conseguenti problemi di energia avevano provocato l'accumulo di gas in uno dei serbatoi dello stabilimento petrolchimico. Il primo allarme nella notte di martedì, poi altri picchi con valori fino a 6 volte superiori a quelli consentiti, registrati dalle centraline di monitoraggio gestite dalla provincia. Perché di notte gli impianti li mandate a manetta? Giuffi, gli impianti. Tu perché di notte? Perché di notte c'è casino? Perché mandano gli impianti a manetta? No, gli impianti sono già quel regime. Quando arrivano i presidenti, i capi maggiori, tutto funziona bene. Tutto funziona bene. Gli li mandano al regime, non è il regime minimo. È come li dovrebbero mandare sempre. Così li dovrebbero far funzionare gli impianti, non a manetta, tutto, giorno e notte, sempre che va in blocco tutto, zolfo, HEDIA. Cos'è? È un discorso lungo che possiamo affrontare adesso. È un discorso che per anni ci ha sempre rotto il culo e lo possiamo affrontare adesso. Tu diminuendo la produzione, quindi andando la produzione, non me ne fotte. Come non te ne frega niente? Perché io qua mi faccio 20, 30 anni di vita e sono già 10 anni garantiti di cancro di merda. A me della produzione non me ne frega niente. Ascolta. Io voglio che vivo tranquillo. Voglio vivere tranquillo. No, mi sto incazzando. Porca puttana, mi sto incazzando. Ascolta, se tu diminuisci la produzione, cosa succede? Rindipotere, perché poi viene tagliato tutto. Al posto di lavorarci 5.000 persone, ne lavorano 2.500. Che cazzo me ne frega? Che cazzo facciamo? Però invece di morirne 3.000, ne muoiono 1.500. A me, che del lavoro, ragazzi, rindipotere. Ne muore la metà, quello è l'importante. No, guarda, io non la sto difendendo. Lo so che non la stai difendendo. Lo so al 100%. Però è così, Giovi, a me mi interessa la gente che muore di merda. Anche a me. No, non c'è più di là. Ci sono 2 morti su 5 che muoiono di vecchiaia, non c'è sti brutti. Qua al paese. Non ce n'è più gente che muore di peorma, è malattia. Malattia e basta. Con le ditte esterne si è sicuro che il lavoro viene fatto, risparmi minimo il 30%. E il lavoro viene fatto nei tempi giusti. Ed ecco che perché succedono anche queste gare d'appalto a bassi costi e ci sono anche questi incidenti sul lavoro. Per questo motivo, perché si va al ribasso sempre. E quella ditta che si prende il lavoro a basso costo per stare nei tempi, turni massacranti, sicurezza, ciao. Ecco come funziona.
L'H2S è un gas altamente tossico che ha il tipico odore di uova marce. Il grosso problema però è che da 10 ppm, quindi da 10 parti per milione, questo odore di uova marce è ancora percepibile. Però con l'aumento della concentrazione, quindi all'incirca ai 50 ppm, 50 parti per milione, questo gas altamente tossico inibisce i recettori che sono presenti nel nostro naso e di conseguenza oltre i 50 ppm noi non riusciamo più a captare l'odore di questo idrogeno solforato. La scritta qui in giallo, H2S. H2S è un gas, capito? È un gas. Poi ce ne sono altri che fanno il CO è inodore. Inodore è anche molto peggio dell'H2S. L'H2S non si perché odore di UFO marcio, capito? Cioè, liquido viola, viola più elettrico. Ora lo spengo, dai. Poi dipende anche perché ci sono... Adesso sale di numeri, quando comincia a rilevare, lo vedi che c'è scritto zero, quando comincia a rilevare fuoriuscita di merda, sale, capito, di numeri, quando comincia a sorpassare i 24, mi sa mo non mi ricordo se i 12 o i 24, poi continua a salire, allora lì sta aumentando il pericolo, capito, arriva anche a 300, mica è bassa, 370, capito, il numero della fuoriuscita, cioè la percentuale, capito. Però a volte c'è da fuori con la mascherina, con l'ossigeno, capito? Non è che è tutto come dicono i ragazzini di qua. Cioè, ci sono le norme di sicurezza anche lì, ma stiamo scherzando, eh? Però c'è nell'aria, è quello, quando tira vento, maestrale, verso il paese, non ti dico, guarda. O quando non c'è vento. Qual è il normale, il numero normale, quello di fuoriuscita? Ah, beh, guarda, gli dico su, il numero normale normalmente è zero, perché non ne abbiamo. Quando suona questo strumento, rispetto è il valore che gli igienisti industriali dicono che è quel valore che uno può, potrebbe respirare anche per 8 ore di lavoro continuamente senza avere danni. Cioè, quindi la soglia è indicata dagli igienisti industriali è quella che noi usiamo per dire attenzione, allontanati. Quindi evitiamo che anche quando ci sono quelle soglie che non danno danno alle persone durante l'attività lavorativa, è meglio allontanarsi comunque. Quindi noi siamo, da questo punto di vista, ci vogliamo cautelare perché ci lavoriamo tutti noi, quindi andiamo tutti noi in impianto e vogliamo che nessuno abbia problemi. Quindi questo è un aspetto fondamentale. Arriva. Ascolta, non può respirare a me, cosa deve fare Giovanni? Chiamare il vigile del fuoco? Ha detto di andarcene poco da qui, dai. A voi. Ha detto di sì, dai. O 5-10 ppm di H2S, gli impianti devono essere evacuati. Quindi ci sono degli speciali sensori che analizzano la concentrazione di H2S nell'aria e allorché la concentrazione arrivi o a 5 o a 10 ppm, questi sensori danno un allarme generale nel cantiere di perforazione e quindi il cantiere di perforazione o viene evacuato oppure vengono utilizzati i cosiddetti sistemi di respirazione di emergenza per evitare appunto di respirare aria contenente H2S. Grazie all'ausilio di questi esperti abbiamo immediatamente per prima cosa realizzato un giornalino, un fumetto, sarebbe questo,
e l'abbiamo intitolato alla scoperta della Saras, dove noi abbiamo immaginato un gabbiano che era il nostro marchio originario. Il nostro marchio aveva nell'ovalino Saras due ali di gabbiano, l'abbiamo chiamato Gabì, e questo attraverso varie illustrazioni il gabbiano ci porta dentro la raffineria, cercando di rendere in termini semplici, in termini elementari, concetti sicuramente difficili. Pensate che occupa una superficie pari a circa 300 campi da calcio e tratta 15 milioni di tonnellate di petrolio grezzo ogni anno. Il motivo di fondo è quello di cercare di lavorare nelle migliori condizioni possibili, no? E quindi il più possibile in autonomia. Cioè, non posso tutti gli anni partecipare ai progetti Saras, insomma, no? Perché la Saras non è l'unica azienda del territorio, nel nostro territorio, e quindi se noi vogliamo far conoscere il territorio ai bambini, non possiamo portarli tutti gli anni a vedere la Saras, no? Ma, cioè, io sono d'accordo che ne so, che un anno gli si può vengono installati dei rapporti con la Saras, no? Perché è un'azienda importante, no? Però l'anno successivo deve essere un'altra azienda ad attirare le nostre curiosità, no? Che ne so, l'azienda di un pastore può essere, oppure l'azienda di Mani e Foreste, oppure, che ne so, l'Ichinusa, un'azienda di pescatori, perché la realtà è variegata, no? E dunque, per conoscere la realtà occorre avere tanti rapporti con tutti, insomma, no? Abbiamo chiesto ai bambini di lavorare attraverso nostri docenti, che venivano forniti da noi e affiancati ai loro, spiegare innanzitutto il perché è giusto che una raffineria esista, poi al di là della sua localizzazione, qual è l'energia che produce, energia indispensabile per andare avanti e per il progresso, per la crescita di tutti. Quindi attraverso questo abbiamo chiesto ai bambini, senza inizialmente minimamente condizionarli, di disegnarci come vedevano la raffineria. I primi risultati sono stati che alcuni vedevano la raffineria come grossi serbatoi, altri come un qualche cosa di pericoloso, cioè per esempio ci indicavano nel disegno, ci facevano vedere le fiamme, avevano sicuramente un'idea della raffineria non molto positiva. Questa è la mia valigia di spettacolo che uso per intrattenere i bambini, e c'ho abbastanza materiale per far giocare i bambini, un po' di tutto. Ci sono parrucche, poi clave da giocoleria, pettini, tutti i giocattoli che i bambini adorano, e bisogna avere un po' di fantasia anche per farli ridere. Poi sempre con la giocoleria ho pensato che per far ridere un bambino si potrebbe usare anche dalla giocoleria un po' più artistica, magari senza comprare gli attrezzi utilizzati a casa, si può, con un piccolo di fantasia si può usare anche questo per la giocoleria. La giocoleria si può fare con tutti gli oggetti che si vuole. E per far ridere un bambino è anche una cosa simpatica. Pure anche con altri figli, sempre sulla comicità per il bambino. Sono gli spazzoloni anche, che si usano lo stesso. Questo è un piccolo di manipolazione con una sfera. Si chiama contact, che sarebbe giocoleria a contatto col corpo, in modo che la sfera rimane il più possibile attaccata al corpo, senza saltare come gli altri attrezzi, senza allontanarsi, in questo modo.
noi a Portantone abbiamo rifiutato questo carrozzone qua. Stabilizzatori che non vanno, in mezzo alla polvere. Se questa è igiene per fare la visita, diciamo che è una copertura per le viti, per dire che le visite sono state fatte. E basta. Sono sempre uguali, anno per anno sono sempre le stesse, non cambia niente. Infatti. Visite queste qua che io le porto dal mio medico curante o da qualunque altro professore, non le prende neanche in considerazione. Considerando che quando non ho lavorato qui a San Rocco ho lavorato sempre in stabilimenti petrolchimici, quindi io ho avuto una patologia abbastanza seria che per il momento sembra risolta. Momentaneamente sono ottimista perché sta andando tutto bene, mi controllo, io ho avuto un intervento per un adenocarcinoma del colon. A proposito di questo, io non è che voglio dire che la causa sia stato il mio lavoro. Posso attribuirne una parte di responsabilità al lavoro che ho fatto, anche perché insomma, i pareri medici sono discordanti tra di loro, in quanto alcuni oncologi mi hanno detto che si tratta di una predisposizione genetica di noi sardi, questo tipo di tumore. Però so anche da parte di altri medici che la predisposizione è una cosa, ma la predisposizione ti favorisce se c'è una causa che ti porta a prendere il tumore. Ora, queste sono solo supposizioni, però il fatto è che comunque io mi sento parte toccata e mi piange il cuore quando sento addirittura ragazze di 30 anni che se ne vanno per un tumore, per queste malattie. Tutte queste cose da cosa dipendono? Ripeto, predisposizione genetica mi sembra però che sia una cosa che facilita lo scaricare delle responsabilità. Secondo me si dovrebbe esaminare più attentamente le cause e i numeri che abbiamo diversi da altri centri, da altri comuni che non hanno l'industria lì vicino, così vicino come c'è qui a San Rocco. Abbiamo fatto tante volte la richiesta per utilizzare l'ospedaletto lì al Chase. E diciamo che per ora non abbiamo avuto risposta. Il problema risulta essere quello che i costi per le visite sono più alti rispetto a questi, diciamo, questi avventurieri che vengono con queste roulotte. Tutto lì. Basta. I lavoratori a rischio amianto. Che un giorno, chiacchierando con loro, e ho chiesto che tipo di test vi fanno fare. No, perché ci controllano, sì, no, ci controllano. Ma cosa controllano? Perché i controlli essenziali sono radiografia del torace, funzionalità respiratoria e poi uno importantissimo, che è l'esame del catarro. Il catarro deve uscire dai bronchi per essere esaminato, perché le fibre terrificanti dell'amianto si incastrano nei bronchi. Quindi per vedere se ci sono o non ci sono va studiato il catarro. Sapete cosa fanno? Li fanno sputare, quindi sputano la saliva che si produce nel cavo orale in bocca e analizzano la saliva dove è chiaro che non c'è un accidente lì. Avete capito? Gusto, come tu risolvi a fare l'ospedale? E come te sa dire su ospedale? Che non mi ti chiedete una data che si sa dire, ancora non è nasce. E sapevo più stavo più su ospedale di no. I soldi si punta a Milano. Ma stai riprendendo tutta questa zona? Perché per andare all'ospedale lì a Cagliari ci vuole un'ora. Con la strada che hanno dovuto fare. E salvavano anche infatti, qualcuno. Ci sono le ambulanze che restano anche 2 ore per andare a Cagliari. Quello non dipende, la distanza non è tanta. I soldi la Sara li fa e lo potrebbe fare. Bravo Diseo. Francio da Nai Moratti, bravo!
uno si cambia la tuta, la porta a casa a lavare. Le sostanze che sono dentro la tuta non è che sono, come posso dire, i batteri e i microbi, quelle cose lì si combattono con un lavaggio a 90 gradi, mentre le sostanze chimiche non vanno via a 90 gradi, rimangono. In quella lavatrice lavi i panni dei figli, lavi i panni della moglie, il benzene, tutte queste cose qui, sono cose che non è che... non fanno niente, sono nocivi al massimo, e non solo benzene, polveri e tante altre cose. Ecco perché sarebbe opportuno che in zona, nella zona industriale, si creasse una struttura dove i lavoratori che lavorano all'interno degli stabilimenti il venerdì possano portare la tuta a lavare senza portare inquinamento in casa propria. L'aspetto poi di controllo sanitario, sia nostro che delle ditte, è continuo, perché ce l'abbiamo noi con la nostra infermeria di fabbrica, ma anche le ditte d'appalto che lavorano da noi hanno i loro controlli sanitari. Sotto la curva, chiede la curva nord. Lo devo fare? No, mi hanno detto che tu canti ogni tanto, alla sera. E tutti cantano, no? Prova un po'. No, sono curioso. Una che so? Sì. Oh, ora sei rimasta sola. Piangi e non ricordi nulla. Scende una lacrima sul tuo bel viso. Lentamente, lentamente. Ok, fantastico. Bravissimo, forte. Cantare con Celentano è come giocare con Pelé. Fantastico! Grazie Adriano! Quando avevo 4 giorni, al mio arrivo a San Rocco, ho visto prima lei di casa mia. E ogni volta che la rivedo, è lei che mi dà il bentornata in paese. E quando non la vedo, la sento, con le orecchie e con il naso. È vero che San Rocco prima della Saras la fame era tanta, era tantissima, ma era tantissima anche l'ignoranza. Forse era anche più della fame. Era raro somini studi au, quello... chi lo sapeva che cos'era il cancro? Che cosa lo provocava? Non si sapevano bene cos'erano i disturbi provocati dall'inquinamento, perché non si sapeva neanche che cos'era l'inquinamento. I miei nonni, anche loro, veri sarrochesi, mi hanno detto che abbiamo dato i terreni migliori per far fare l'industria. Tra l'altro, i miei nonni sono morti di tumore tutti e quattro. E non erano i soli, i miei nonni, a chiamarla sarrovineria, anziché sarraffineria. Sì, sì, no, è bellissimo. Non mi aspettavo qui in Duomo questa cosa, invece che vuol dire che la passione degli interisti di Milano, insomma, è grandissima, è gente generosissima, sono tifosi generosi e belle persone generose proprio, quindi questa è una cosa meravigliosa, affettuosi, generosi, pieni di orgoglio anche di questa squadra che mi fa piacere. Noi abbiamo delle società nella pallavolo, nella pallacanestro, in sport minori, che proprio non ce la fanno, E credo che per una società che comunque fa il 100% della sua attività in Sardegna, un po' meno attenzione all'Inter, un pochino più attenzione alla società sarda, ce la saremmo dovuta aspettare.
E per questo io sono l'unico, forse l'unico politico sardo che l'anno scorso non è andato a festeggiare nello stabilimento. Successe anche una cosa interessante in quel periodo, arrivava anche un altro nuovo asset che si chiamava Massimo, cioè mio fratello Massimo. Essendo più giovane di me, è arrivato un po' dopo, ma aveva già alle sue spalle un training alla Esso e una trattativa di grande successo per una nostra compagnia di lubrificanti, quindi si è già presentato con delle credenziali. Adesso sono 40 anni che collaboriamo, io come presidente, lui come consigliere delegato, abbiamo gli stessi poteri e devo dire che la copiata, se non siamo bravi, siamo almeno fortunati. Io sono vedova, mio marito Andrea è morto di adenocarcinoma stenosante del cardias, con carcinosi peritoneale nel dicembre del 2000, a 48 anni. Ha lavorato nell'industria dall'età di 17, prima nelle ditte esterne e poi alla Polimeri. Serbatoi che contengono sostanze cancerogene con effetti mutageni, teratogeni. Parliamo di sostanze contenenti benzene e addirittura parliamo di serbatoi che contengono proprio benzene puro, quasi al 100% di purezza. Diciamo i serbatoi pressurizzati con azoto, per un discorso di atmosfere esplosiva vengono pressurizzati con azoto. E questo azoto dove sfiata? Sfiata per forza in atmosfera. Quel famoso polmone verde sito vicino ai serbatoi, voi l'avete visto? I serbatoi si vedevano prima e si vedono ora. Quale aiuto può dare agli abitanti del paese e in particolare a chi vive lì vicino? Molto probabilmente, se avessero piantato un albero per ogni morto di cancro, ora ci sarebbe una foresta. Negli anni 60 tutto il sud della Sardegna è investito da questa politica delle partecipazioni statali, dei privati, di industrializzazione per poli industriali. La Sardegna vengono individuati tre poli industriali, cioè Macchiareddu, Porto Torres e Ottana. Di Santa Gilla, che è una delle zone umide più importanti della Sardegna, tra l'altro tutelata da una convenzione internazionale che è la convenzione di Ramsar, beh, come avete visto questa è incastonata all'interno di un agglomerato industriale importantissimo, uno dei più importanti della Sardegna, che è quello di Macchiareddu. Ci sono stati nel passato dei casi in cui la presenza di queste aree industriali hanno determinato forme di inquinamento all'interno di questa laguna. La Rumianca, che adesso si chiama Sindia, adesso è Enichem, insomma, quello che è nato con Rovelli, la Rumianca sulle sponde, cioè Macchiareddu sulle sponde di Santa Gilla, aveva realizzato un'industria petrolchimica che aveva inquinato lo stagno. Lo stagno di Santa Gilla, ecco, è uno degli episodi delle prime battaglie ecologiche, credo, italiane. Per i cagliaritani, per i sardi,
è normale osservare i fenicotteri e non rimanerne stupiti. Altrettanto non si può dire per il visitatore, il turista che attraversa questi ambienti e che nota come in basso, ai piedi quasi delle ciminiere, delle aree industriali, vivano quasi indisturbati fenicotteri e altre specie di uccelli acquatici importantissimi, il pollo sultano, il cavaliere d'Italia, la vocetta. Ecco, questo testimonia come sia importante conservare e preservare questi ambienti delicatissimi. A chi non c'è più, glielo devi a chi se n'è andato via a 30 anni oppure a chi comunque a 36 a 40, glielo devi, cioè secondo me noi glielo dobbiamo questo, glielo dobbiamo, non c'è niente da fare, è così e basta, non stiamo lì a accusare tu inquini, tu non controlli, tu qui. No, bisogna mettersi a fare, a proporre, a dire facciamo, vogliamo fare, facciamo. In questo paese deve entrare la mentalità che salute e ambiente, salute e ambiente, salute e ambiente, salute e ambiente, perché se hai il posto di lavoro e sei malato, te ne puoi andare a fanculo, capito? Possiamo dire che anche per un paese di 5.000 abitanti, con tutte le caratteristiche, la piccola numerosità e quindi le difficoltà di un'indagine epidemiologica su un campione così ristretto, noi comunque possiamo dire che c'è un livello di malattie respiratorie e neoplastiche superiore alla media regionale e che c'è un eccesso di patologia che è associato ad un inquinamento dell'aria, in particolare da anidride solforosa, polveri fini e benzene. Inquinamento che interessa l'area abitata del territorio e ha una origine di tipo industriale. Lo studio biomolecolare ci fa vedere che l'esposizione a idrocarburi policiclici aromatici presenti nei polveri fini e al benzene ha comportato un danno potenzialmente reversibile, ma un danno al DNA. Queste indagini sono molto complicate, però sono, io so esattamente il giorno e l'ora e la quantità di zolfo nell'area di San Rocco in relazione alla diminuzione di capacità respiratoria e aumento di infiammazione bronchiale dei bambini. Se vuole le faccio vedere, no, per iscritto. È come un'operazione di polizia in cui si cerca l'assassino, come la polizia scientifica. È un'operazione simile a quella della polizia scientifica, con tutta la pazienza e la noia di queste operazioni. Sì, è importantissimo. La SARAS non ha negato assolutamente, ha riconosciuto il valore delle nostre indagini. Ci sono vari modi per riportare l'incertezza legata alle indagini scientifiche. L'indagine scientifica è sempre frustrante perché è quella che risponde al solito interrogativo perché.
quando si cerca di rispondere al perché dei bambini, siamo sempre insoddisfacenti per i bambini, perché c'è sempre un perché, allora perché questo non finisce mai. Esattamente quello che succede con un'indagine scientifica, darà sempre delle risposte parziali, mai definitive. Quindi è difficilissimo comunicare l'incertezza, gli scienziati non sono mai certi. In genere concludo in modo deludente dicendo c'è bisogno di ulteriori indagini. Ecco. Io penso che sia sbagliato che i ricercatori concludano così. I ricercatori devono concludere nelle loro conclusioni prendendosi le responsabilità di quello che hanno fatto. E quindi a un certo punto, sia a livello personale, devono dire cosa ne pensano. E a questo punto l'incertezza si trasforma in una valutazione della credibilità della loro affermazione. Questo noi possiamo fare in vari modi. Ad esempio, un modo di comunicare l'incertezza è quello di dire: io vi dico che a San Rocco ci sono degli eccessi di malattie respiratorie, di leucemie, dei difetti, cioè un vantaggio nelle malattie circolatorie, un aumento dei tumori del polmone. Negli ultimi 10 anni abbiamo registrato un decesso di tumore in più rispetto alla media regionale. Ecco, di queste 5 affermazioni io penso che una sia falsa. Questa è una misura dell'incertezza. Scegliete voi quale di queste 5 è falsa, però tenete presente che 4 di queste sono vere. Quindi questo dovrebbe essere, o potrebbe essere, un modo per riportare al pubblico inesperto come valutare l'importanza di quello che il ricercatore misura. Racconto la mia esperienza, di figlia in questo caso, che ha perso il padre 10 anni fa a causa di un astrocitoma di 4° conosciuto come cancro al cervello, al sistema nervoso. La malattia che aveva mio padre non è di tipo genetico, non è ereditaria, è un cancro un po' raro, diciamo, di cui noi non sapevamo neanche l'esistenza. Forse la parola cancro per noi era una parola molto lontana. Pensavamo potesse capitare solo agli altri. Quando invece è arrivato, abbiamo capito che quegli altri siamo anche noi. La situazione è di una gravità così allarmante che però secondo voi possiamo stare ancora qui a fare che cosa? A pettinare le scimmie? Nella popolazione infantile di San Rocco, l'esposizione agli agenti inquinanti ha comportato un danno reversibile al DNA. È chiaro che io non condivido il pensiero degli industriali, non lo condivido, ma riesco a capirlo. Nella loro mente fatta di numeri e percentuali di profitto è difficile fare un passo indietro e rendersi conto che di fianco all'industria ci vivono persone che ogni giorno respirano quelle porcherie, che giorno dopo giorno ci stanno modificando il DNA. Non capisco invece quegli amministratori che non contrastano, addirittura arrivano ad assecondare questo pensiero, magari affermando che qui inquinamento non ce n'è più che in altri posti, altrimenti non ci si vivrebbe con la propria famiglia. E al limite dell'assurdo concedono la nostra piazza per poter venire qui ad insegnare a noi cittadini come si rispetta l'ambiente. Piazzando per una settimana un sarcofago Manug e Savurka che tra l'altro ha fatto cambiare il percorso anche al corteo funebre. Proprio una presa in giro dietro l'altra. Che siano loro ad insegnare a noi quale sia l'impronta ecologica mi fa almeno sorridere, rimanendo educata. E quando affermano che almeno un morto di tumore all'anno negli ultimi 20 anni si poteva evitare, dobbiamo ancora stare calmi?
E invece abbiate pazienza, ci date ancora più fastidio perché parlate di vite umane con una leggerezza tale da fare schifo. Stavamo insieme da 13 anni, mi sono messa con lui quando avevo 14 anni, proprio perché era amore, era un amore vero, sincero. Mi ricordo sempre queste parole, ha detto se tu faccio papà è la tua malattia, non so, non, forse non capite, nel senso gliela faccio pagare in malattia alla ditta, me ne prendo e gliela faccio pagare tutta in malattia, mentre invece non si sapeva che dietro lui era veramente malato, e era veramente malato, era già terminale quando che l'abbiamo scoperto. Mi hanno riscontrato, vabbè, tra varie andate, tra, con gli ospedali, non si capiva bene cosa avesse. Poi è finito in cardiologia perché avevano riscontrato questa pericardite e da lì allora la decisione di farle espellere il liquido, e dal liquido i medici si sono resi conto che era rosso sangue. E da lì vedevo le facce, io infatti da lì ho incominciato a piangere senza... Avevo già capito tutto, cioè non avevo capito niente, andavo su internet però vedevo che comunque c'era scritto anche probabilità di tumore, io dicevo ma lui non ne ha, e allora incominciavano i dubbi, ma forse ce l'ha. Quindi sono andata ad analizzare questo sangue e ho visto che c'erano tracce tumorali, non era... E quindi da lì allora le visite più approfondite, da lì... I medici delicati, non lo so, non ci sono modi per poter dire a nessuno una cosa del genere. Comunque a me e a mia suocera ci hanno preso da parte e ci hanno detto che avevo un tumore. E allora io lì subito ho chiesto ma si può operare, si può fare qualcosa. Già lì come ti dicono una cosa del genere ti crolla il mondo addosso, perché ormai San Rock muoiono tutti di tumore. Sono veramente, non lo so, sono veramente pochi quelli che si salvano, ma veramente pochi. Deve essere proprio una scemenza. E quindi da lì ti crolla il mondo, ti si chiude lo stomaco e non cioè, dice la mia vita è finita. Lui come l'ha saputo uguale, idem, perché ormai tutte le persone che abbiamo sempre conosciuto sono tutti morti. Da lì è cominciata la mia doppia faccia, ce la facciamo, ce la fai, devi essere forte, se tu sei forte ce la facciamo, lo superiamo, ed è iniziato così. Solo che come è entrato all'oncologico, mentre aspettavamo che lui arrivasse, perché l'hanno trasferito di ospedale, gli hanno detto no, hanno preso me e mia cognata e ci hanno detto in un modo spietato proprio. Non lo so, io ci sono modi e modi, però loro ci hanno distrutto in 3 secondi. Ci hanno detto che era malato terminale, che non c'era, che poteva morire all'istante, che non c'era proprio niente da fare. Era un caso proprio irrecuperabile. Lui stava per arrivare, cosa dovevo fare? Il mercato comunque non deve mai sorpassare i diritti delle persone. Se tra la salute della persona e il 100 euro in più di guadagno ci deve fare una scelta, la scelta deve essere sicuramente verso la salute della persona. Non ci fermiamo qua. La nostra famiglia intende essere sempre inserita in questa straordinaria realtà. C'è già mio figlio Angelo che ha 44 anni in azienda da quando ne aveva 18, è vicepresidente. C'è Angelo Mario che ha studiato a Oxford e alla Columbia, che è il consigliere di amministrazione e capo dell'azienda che abbiamo in Spagna. C'è Gabriele che ha fatto 2 anni alla Saras, poi ha voluto fare un'esperienza in una grandissima banca americana, ha avuto successo e adesso sta rientrando. Quindi ci siamo già inseriti per portare avanti le cose,
ma la nostra famiglia non è la famiglia. La famiglia è la Saras.